rispetto alle situazioni ancora da risolvere. Con riguardo nello specifico all'azienda Brioni, è stato convocato un tavolo da parte del MISE con i vari stakeholders proprio per cercare di individuare delle proposte e delle soluzioni e già è in atto un'interlocuzione anche con la Regione Abruzzo. Proprio in queste ore il management dell'azienda sta incontrando l'assessore regionale della Regione Abruzzo per le attività produttive e ovviamente c'è uno stretto contatto, confronto e aggiornamento anche con il Governo. Al momento ci risulta l'intenzione dell'azienda di mantenere tutti e quattro i siti produttivi in Abruzzo, ma ci sono delle verifiche e degli approfondimenti in corso proprio per verificare l'eventuale riduzione invece della capacità produttiva di questi siti. Ovviamente fin da adesso possiamo rassicurare circa l'impegno del Governo per fare tutto ciò che è necessario a salvaguardare da un lato i livelli occupazionali e dall'altro una realtà produttiva molto importante non soltanto per l'Abruzzo ma per tutto il nostro Paese, anche in relazione alle grandi tradizioni sartoriali, alla qualità del lavoro e del prodotto che effettivamente ha caratterizzato l'attività di quell'azienda e tuttora la caratterizza. La ringrazio. Onorevole Melilla, per 2 minuti la replica. Ma io la ringrazio, signora Ministro, per questa sua disponibilità. Se ho ben capito, il 16 marzo è confermato questo incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico e io mi auguro che in quella sede il Governo possa accompagnare le parti sociali nella individuazione di percorsi non traumatici dal punto di vista occupazionale e produttivo. Oggi a Pescara vi è stata una grande manifestazione sindacale a cui hanno partecipato tutte le 1250 lavoratrici e lavoratori della Brioni. Vi è una forte tensione sociale. Giustamente le lavoratrici sono preoccupate per il loro futuro. La Brioni Roma Style è un gioiello italiano dell'alta moda e da quando purtroppo è stata venduta ad un gruppo francese ha perso quote di mercato, quote produttive ed è entrata in una crisi che a questo punto è veramente grave. 400 esuberi sarebbero una mazzata all'intera provincia di Pescara e all'Abruzzo. Quindi io mi auguro che ci sia piena consapevolezza della necessità da parte del Governo di mettere in piedi anche politiche industriali che possano non solo tutelare l'occupazione ma anche sostenere la ripresa del sistema produttivo italiano che in questi anni ha subito una forte contrazione. Pur essendo il secondo paese manifatturiero, purtroppo la crisi ha quasi dimezzato del 25% la nostra produzione industriale. Noi saremo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della Brioni e chiediamo al Governo di fare altrettanto concretamente. La ringrazio, onorevole Melilla. Siamo all'interrogazione 3-2096. Onorevole Lupi, sulle iniziative di competenza in relazione al progetto diffusione dei gruppi editoriali Itedi e L'Espresso. L'onorevole Maurizio Lupi ha facoltà di illustrare l'interrogazione per 1 minuto. Prego. Grazie signor Presidente, signora Ministro. Il nostro gruppo di Area Popolare ha voluto dedicare questa interrogazione per accendere una spia, un faro, una telecamera su un importante accordo editoriale che è stato annunciato nella settimana scorsa nel nostro Paese. È l'accordo editoriale che riguarda il gruppo Itedi, il gruppo La Stampa e il gruppo L'Espresso. È un accordo editoriale che porta